Buonasera Rollini, benvenuti alla prima puntata di questo 2016. Applausi, applausi, applausi. Cat, applausi. Ciao! Che bello l'anno nuovo! Cos'è cambiato? Niente. Niente, è cambiata la data, presumibilmente, vabbè, niente di sensazionale. Devo dire la verità, questo inizio di nuovo anno non è che mi abbia lasciato particolarmente sconvolto Perché gli altri sì? o quel senso di inizio di qualcosa di nuovo. Cosa? Gli altri sì invece? No, non mi hanno sconvolto, però solitamente con la fine dell'anno mi rendevo conto che cambiava qualcosa, mi lasciavo alle spalle l'anno vecchio, iniziava l'anno nuovo, no? Quest'anno però, complice il fatto che ho lasciato il mio appartamento a Cagliari, sono tornato qui a Oristano, non c'è stata più quella tradizione del Capodanno con gli amici storici che facevo di là. Quindi non lo so, questa cosa che è cambiata mi ha lasciato un po' così ed è stato come semplicemente cambiare un giorno e non cambiare un anno, ma Va bene, per va chi bene. sente il Capodanno questa cosa potrebbe essere interessante, gli altri non gliene fregherà un cazzo, quindi non è neanche il caso di continuare ad approfondire. Tu invece? Fortunatamente però abbiamo Radio Serpe che per noi è una nuova stagione, no? Possiamo definirla così. Sì. Aspetta, era fortunatamente o sfortunatamente? Non ho colto se... Fortunatamente, dai. Ah, ok, no, no, beh, sai queste S come sono, ci Sì, sono o non sì. ci sono, a volte non te ne accorgi. Questi Sì, allora, no... sibilli. Questi? Sibilli. Sibilli. Questi sibilli? Sì. Sibilli? Sibili. Sibilli. Boh. Come Ah, si ok. dice? Si dice sibilli, pensavo i sibilli, tipo, non so, i mariti della Sibilla Oddio. Cumana, no? Vabbè, io direi di partire con la prima canzone prima Vabbè, di. sì, partiamo. Okay, ecco, giusto. Allora, siccome oggi l'avrete sentito tutti, è morto David Bowie, no? Ci sembra giusto mandare una canzone che non c'entra niente, come al solito, è di gente che sia viva e vegeta, perché di lacrime per cantanti deceduti ne abbiamo sparso per tutto il giorno. Quindi Kathleen ci dirà che cosa ascoltiamo. Ascoltiamo i Pitbull con Sì, sì, El sì. Taxi. Che abbaiano. Esatto. Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. Se vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. Lo spirito che Sara subito ha colto, che era quello della movida, di ballare, no? Ok, per chi magari stesse ascoltando questa,
questa puntata, magari indifferita da qualche altra parte, non ha la più pallida idea di chi sia Sara, è una nostra affezionata ascoltatrice, nonché una delle due che ci fa i jingle, che ci ha detto nella chat di Spreaker che si è messa a ballare ascoltando questa canzone. È una canzone, devo dire, che ha un testo proprio molto significativo. La parola mette farò nel taxi dice tutto. Ecco, stavo appunto chiedendo, io ho capito taxi, cosa succede in questo taxi si sa, no? Vabbè, dai, un po' di fantasia. Succedono cose. Cose nelle cose, da cosa nasce cosa. Vabbè, l'augurio per l'anno prossimo per tutti quelli che nell'anno prima non hanno avuto vita privata, ecco. E gli auguri di farlo in un taxi. Oh, perché può essere emozionante, bisogna sperimentare tutto. Ma, con quello che guarda dallo specchietto? Ma no, magari il taxi c'ha i vetri oscurati. Vabbè, saranno cazzi loro. Quando prendo i taxi io, cioè, è la multipla, che sarà anche comoda, ma è veramente tutto tranne sensualità e non ha i vetri oscurati. Non so se volete iniziare l'anno facendo cose sconce in un taxi, poi mi raccomando riprendete, fate il video, perché poi noi faremo l'album, la fotogallery su Radio Serco, ok? Va bene, detto ciò, cari sì, detto rollini, ciò. Come avete passato queste feste? Vi siete scofanati di cibo? State secondo a rotolà? Sì. Da serpenti siete diventati tipo, che ne so, coccodrilli obesi? Cioè che hai trovato proprio i due rettili che mangiano senza masticare, cioè che ingoiano la roba esatto. intera, cosa che probabilmente hanno fatto molti dei nostri ascoltatori nei cenoni e nei pranzoni di Natale, di Capodanno, eccetera. Guarda, non sottovalutare il peccato gola, eh? Cioè qua si parla tanto della lussuria, l'invidia, ma la gola, secondo me... No, ma io non l'ho sottovalutato affatto, e devo dire la verità, quando associ... E il peccato di gola, il peccato di lussuria, possono anche succedere cose interessanti, ma non stiamo qui ad approfondire, ok? Va bene. Diciamo che... Cosa hai fatto tu, Rie? Narraci questa storia. Devo proprio dirlo? Quanti sopracciglia tu hai sgozzato e mangiato? No, allora, io non ho sgozzato nessuno, però ho mangiato, sì, io devo dire, mi perdoneranno vegetariani e vegani, mi sono scofanato il maialetto arrosto a Natale, perché noi lo facciamo sempre qua. E diciamo che in Sardegna, se non mangi il maialetto arrosto a Natale, probabilmente vieni, non so, esiliato o giù di lì, se ti va bene. Tu invece quest'anno il maialetto arrosto non te lo sei potuto mangiare, giusto? No. Perché non sei venuta qui. Esatto. Noi l'abbiamo fatta la porzione in più anche per te, però non c'eri e abbiamo dovuto mangiarcela noi con sommo dispiacere, mamma, devo ammettere. Mamma mia, che sacrificio, gli amici. Che sacrificio. Bene, e niente, cosa vi vogliamo dire? Dovremmo in teoria aggiornarvi su tutto quello che è successo dalla nostra ultima puntata, che è stata prima di Natale. Facciamo un pochino per gradi, ok? Mm-hmm. Allora, partiamo da Natale. Kathleen, cosa ti hanno regalato a Natale? Ma a dire la verità, ho fatto più regali che ricevuti, detto proprio papale. Cosa ho avuto? Ho avuto un profumo... No, scherzo. Ho avuto shampoo e balsamo professionali. Professionali, quelli da parrucchiere, insomma così. Ho avuto... Vabbè, poi è conciliato anche il mio compleanno, quindi alcuni mi hanno fatto un unico regalo. Tipo, ho avuto una collana a forma di serpente, che c'ho nella foto, da un mio amico. Poi ho avuto una collana con l'infinito... Poi ho avuto altre due collane. Sì, quest'anno è stato l'anno delle collane, raga. Sì, della serie Strozzati, no? Sì, altre due collane. Spero di no. Poi un bracciale, una trousse, oggetti per la casa, perché ormai sono 3-4 mesi che vivo da sola e mi stanno aiutando ad arredare casa. E una borsa dal cinese, mio datore di lavoro... della Chanel, ovviamente pezzotta dalla Cina col furgone. E poi siamo in attesa di un pacco che dovrebbe arrivare da Rie, ma allora lei mi sta rompendo i cabazisi da un paio di settimane, perché uno le dice ti faccio un regalo cumulativo, allora io ti mando un pacco dopo la Befana e ci metto dentro tutto insieme compleanno, Natale e Befana, così ti puoi scofanare di dolci e stai buona per un po', no? Ecco, solo che tu fai l'errore di dirgliele queste cose, perché poi ogni giorno arriva il pacco, arriva il pacco, arriva il pacco, e
le tipo, cose diciamo che sono un po' così, sono un po' così. Tipo bambina di 3 anni che... o donna incinta, non si capisce. O incinta di 3 anni perché evidentemente sta comodo e non nasce, ma comunque... Io invece a Natale, se ve ne frega qualcosa, no. Mi sono trovato sotto l'albero, stai zitta, non rompere, hai parlato, adesso fammi spazio, il Necronomicon e il codice Sith. Oh, come siamo ecco. Fighi! Allora, quasi 30 anni uno è felice per aver ricevuto il codice Sith, perché uno è felice? Perché, va bene, io a me piace Guerre Stellari, Star Wars, non sono appassionato di quelli che si strappano i capelli ad ogni cosa di Star Wars, anche perché non c'è molto da strappare, diciamo. Infatti, però, insomma, scartare un regalo, trovare il codice Sith, il codice dei cattivoni di Star Wars, quando non sapevi nemmeno che avessero fatto un libro con queste cose qui, è stato comunque un regalino piacevole. È come quando è presente da bambino, tu non sai che cosa c'è dentro il pacchetto regalo. Mm-hmm. Ecco, perché poi da una certa età in poi tu un po' te li cominci ad aspettarti i regali, oppure ti fanno la bustina coi soldi, e non c'è più quello spirito di sorpresa, di dire, ah, chissà cosa c'è qui dentro. Stavolta l'ho riscoperto, a 28 anni ho riscoperto quella roba lì col codice Sith. Che se volete prendermi in giro, insomma, è l'occasione buona per farlo. E poi niente, ho detto l'altro, il Necronomicon, che io non ho ancora avuto occasione di leggere, c'è da dire che sono una 30ina di pagine di Necronomicon e 200 pagine di prefazioni varie, ma è molto interessante. Ho scoperto cose su Lovecraft che non sapevo, tipo che era razzistissimo fino al midollo, ma va bene così. E niente, che facciamo? Passiamo da Natale a Capodanno e ci portiamo avanti col lavoro? Vai! O direttamente alla Befana? No, Capodanno e Befana insieme inizi tu, vai! Ok! Hai indossato le mutande rosse? Come? Hai indossato le mutande rosse? No, perché non ho avuto il ciclo in quei giorni lì, quindi è rimasto tutto a posto. Ok, no, io non possiedo mutande rosse, sai? Sei una tristezza. Devo... Ho capito, non è che devo uscire a far vedere le mutande in giro, io posso anche dire, oh ragazzi, ho le mutande rosse, tanto non è che lo devo andare a dimostrare, o funziona così. Vabbè, te le regalerò io. Va bene, poi, però con lo stampino, con il logo di Radio Serpe sulla chiappa, perché se no non le voglio. Va bene. Vabbè, in sostanza che hai fatto, Befana, Capodanno? No, a Capodanno oggi per un concorso di cause sono riuscito a ricevere pacchi da due diversi gruppi di persone e quindi questo è il Capodanno che io ho passato a non fare praticamente niente, sono rimasto incazzato nero tipo per un paio di giorni, ho commesso qualche omicidio qua e là e anche per questo ricorri l'inizio puntata sul non aver sentito molto l'anno nuovo, no? Mm-hmm. Tu invece sei stata più fortunata, mi sa. Io non volevo, cioè volevo stare a casa, poi una mia amica mi ha fatto compagnia, abbiamo fatto il cenone da me, quindi io e lei. Poi verso l'una ci hanno raggiunto altri amici, abbiamo aperto lo spumante, poi siamo andati in piazza, c'era la discoteca all'aperto, abbiamo ballato, abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo fatto le 5 di mattina, siamo venuti a casa, abbiamo dormito e poi il giorno dopo siamo stati a Napoli tutto il giorno. A fare tutto questo a Scauri, perché a Scauri ci può essere vita nonostante tutto. Era Formia, a mangiare il panino... Cioè lo sfilatino senza mollica con dentro polpette e parmigiana di melanzane, polpette al ragù. Posso definirmi schifato in questo momento? Mentre posso. La Befana io non ho fatto niente, ho avuto solo mezza giornata libera al lavoro, ma niente di che, non ho fatto niente. L'unica che mi ha fatto la calza è stata la mia collega di lavoro, che mi ha messo... Boh, era piccola, quindi niente di che. Ah, però la sera sono andata... Ho avuto la soddisfazione di andare al ristorante cinese con dei cinesi, raga, ero la VIP della serata, tutti ci guardavano, straniti della cosa, e niente, abbiamo parlato il cinese, abbiamo mangiato con le bacchette, io sono impedita, abbiamo mangiato l'anatra, abbiamo mangiato il sushi, abbiamo mangiato il pesce cotto, abbiamo mangiato l'impossibile. Ti sei assicurata che una delle pietanze non fosse il gatto? Sì, 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 sì. Sì. Ok, a proposito di questa cena dei cinesi, raccontiamo l'evento clou della cena con i cinesi, Madonna. Il rutto. Allora, a un certo punto si sente. Proprio così? Sì, così.
La mia collega ci guardiamo, la mia collega che è più schietta di me fa alla salute. Allora, tutto il ristorante si gira inorridito, i cinesi proprietari del ristorante se la ridono e danno le pacche sulla spalla al mio datore di lavoro, perché pare che in Cina ruttare, come dire grazie, prego, è un gesto gentile, un apprezzamento alla cucina che hai appena assaggiato, no? E quindi Sì, niente, infatti noi. non è, cioè, non è un pare che è proprio così, cioè tradizionalmente tu per dimostrare che hai apprezzato un pasto devi esibirti in un rutto di proporzioni elefantiache, capito? E lui l'ha fatto, capito? L'ha fatto. Sì, magari ce lo Problema diceva, noi che... andavamo a fumarci una sigaretta e lui poteva eruttare quanto cavolo voleva. No, ma è giusto, in un ristorante cinese tu rispetti le regole della casa e dimostri che ti è piaciuto. È come quando tu in un ristorante italiano vai a fare i complimenti al cuoco. Loro invece di alzarsi e andare a fare i complimenti, glielo Sì, ruttano il loro ascolta, è piacere, stata capito? comunque una figura di merda, ok? E se il resto della sala era piena di persone che ignoravano questo fatto, non è colpa vostra, scusami. Vabbè, comunque questa è stata la cosa. Adesso Ok. passerei alle cose importanti riguardanti la radio, perché tanto di noi nessuno se ne frega molto, insomma, no? Aspetta, io devo dire una cosa importantissima. Per compensare il capodanno di merda, ho fatto due Befane quest'anno. Perché? No! Perché? Ah! Allora, avete presente, eh? Sei troppo grande per la calza? Non esiste, non deve esistere mai. E per fortuna nella mia famiglia questa cosa non esiste. Quindi io ogni anno, sia io che mio fratello, abbiamo la calzetta con i dolcetti sia dei nostri genitori che da nostra zia, ok? Una nostra zia. Mi E di adottate! solito... Cosa? Mi adottate! Quando sei venuta qui anche a te hanno fatto la calza, anche se Sì, eri è una finca vero! pallina qualunque. Mamma mia. Comunque, se no facciamo tardi. E, di solito funziona così, noi ci apriamo la calza, poi a pranzo andiamo a casa di nostra zia e dopo pranzo si apre la calza pure lì. Quest'anno nostra zia era influenzata, quindi noi siamo rimasti a casa, ci siamo aperti la nostra calzetta e domenica che siamo andati a casa sua abbiamo avuto la calza sua, quindi come se avessimo avuto due Befane. E poi no, non cambia niente, abbiamo solo diviso le cose in 2 giorni, però vuoi mettere a festeggiare 2 volte il giorno dei dolcetti nella calza? Giusto. Eh? Eh? Va bene, dopo questa botta di culo dei nostrarie. Sì, dopo questa dimostrazione che 30 anni quasi sono solo all'anagrafe. Esatto. Passiamo alle Ok. cose importanti e reali. Esatto, allora prima io sono andato in bagno e ho fatto una di quelle... No. Dai, no, riguardanti la radio. Ok, va bene, allora vi avevamo già detto che lo stiamo dicendo un sacco di tempo, che avremmo iniziato l'anno con alcune novità e che invece di dirvi tutte le cose e poi rischiare di vederle naufragare, vi abbiamo detto fin da subito che vi avremmo detto di volta in volta solo le cose sicure, ok? La prima notizia è che Katrin non ci sarà più. Ok, e quindi questo è un casino. Quindi, siccome Kathleen non ci sarà più, io mi sono già... procurato uno di quei distorsori vocali in modo da poter imitare la voce sua, quindi diventerò diciamo un po' bipolare e sarà la radio Rie Kathleen per finta. Esatto. Esatto. Sarà una Katrin made in Cina. Vogliamo dire perché non ci sarai più? Perché Rie mi ha sostituito. Con chi ti ho Che sostituito, ne so. scusa? No, dai, stavamo scherzando. Allora. Potevi dire chissà quale cosa di bellissimo e Vabbè, non... No, oh. niente. Allora, la prima novità riguardante la radio è che la pagina di Radio Serpe diventerà il centro della nostra attività social. Quindi faremo tutto lì, aggiornamenti nostri, le nostre collaborazioni, gli eventi, se partecipiamo a qualche fiera, le puntate, gli eventi delle puntate, qualche resoconto, qualche notizia, insomma. Daremo molto più spazio alla pagina. Così da rendervi partecipi anche quando non siamo online. Cosa che comunque già facevamo con il gruppo di Radio Serpe, però il gruppo di Radio Serpe è una cosa in cui tu ti devi iscrivere, devi chiacchierare lì, eccetera, mentre la pagina è il tuo biglietto da visita su Facebook, la sbatti lì in faccia alla gente, chiunque può andare a vedere,
e quindi è molto più comodo sia per voi che ci ascoltate che per chi magari vorrebbe avvicinarsi ai nostri programmi, alle cose che facciamo, no? Esatto. E poi negli ultimi mesi Facebook sta mettendo delle cosine interessanti per i gestori delle pagine, sta diventando anche più performante, più divertente gestire le pagine, quindi perché non approfittarne, no? Esatto. Il gruppo continuiamo a tenerlo, quello di Radio Serp, se volete fare due chiacchierate, però comunque... Comunque il gruppo player è più usato, quindi alla fine abbiamo deciso così. La seconda novità sarà la rubrica con un nostro ascoltatore, nonché fan, nonché ospite che è stato da noi, mi sembra, due volte, che anche è Marco tre, Rossi, dedicata ai GDR cartacei. Quando non potremo invitare quindi l'autore di un gioco di un GDR, appunto, verrà lui in nostro soccorso, no? Anche perché è risaputo che noi siamo più dediti al gioco online, il gioco cartaceo. Io mi sono approcciata da poco, Rie ha fatto mezza giocata, quindi non è che siamo tutte sta cima, ecco. Quindi, al di là di quello, dal punto di vista della conoscenza, noi, cioè, c'è solo quello che possiamo leggere in giro. E quindi per fare questa cosa, per parlare proprio di giochi cartacei, abbiamo chiesto aiuto. E Marco Rossi, che gestisce il canale GDR Addicted su YouTube e fa parte del collettivo GD Rete, giusto per inquadrare, esatto, la persona se per caso non la conoscete, è stato felicissimo di aiutarci. Quindi continueremo comunque a invitare gli autori se potremo, ma se non potremo ci salverà lui. Esatto. E potremo finalmente parlare un po' meglio anche di GDR cartacei. Esatto. La quarta novità, anzi no, la terza novità, sarà una rubrica dedicata alle fiere del gioco, al fumetto, tipo il Lucca, il Comic Con, il Romix, no? Ma anche quelle più piccoline. Infatti cercheremo di far conoscere anche le realtà, diciamo, non così grandi e così conosciute, magari quelle che vanno in porto una volta ogni 4 anni, come le Olimpiadi, no? Cioè una volta ogni... E magari, come abbiamo sempre fatto, inviteremo gli organizzatori o comunque gente dello staff che più di noi saprà spiegarvi di cosa si tratta e cosa si andrà a vedere, a provare, insomma. Ecco, ovviamente, questa cosa già avevamo... Ovviamente non abbiamo limiti di luogo, nel senso che non ci siamo mai... Cioè, non è che lo facciamo solo in una zona precisa o se appartengono a un gruppo, no. Noi abbiamo sempre trattato tutta l'Italia, anche l'estero. Ecco, diciamo, questa cosa avevamo già iniziato a farla nel gruppo Player di GDR con un file, proprio un documento, in cui ci sono elencate le fiere del gioco, fumetto, eccetera, man mano che voi ce le segnalavate, no? Ecco, questa stessa cosa la portiamo in radio, cercheremo proprio di dedicare delle puntate anche alle fiere più piccole, proprio per farvele conoscere, magari ne avete una dietro casa e non lo sapete. Esatto. Poi ci sarebbe un'altra novità, però questa la accenniamo, ma ve la diremo più nel dettaglio più avanti, una volta che sarà concretizzato il tutto. E abbiamo deciso di lanciarci su Patreon. Patreon è un sito che permette agli artisti o ai produttori di contenuti di qualunque genere di mettere una sorta di raccolta donazioni da parte degli appassionati della serie. Se vi piace un progetto potete aiutarlo a crescere. Ecco, noi faremo questa cosa qui. In sostanza, Radio Serpe continuerà ad andare avanti così come è sempre andata. In più, se la comunità, se gli ascoltatori, se gli appassionati vorranno darci una mano a fare cose ancora più belle, ok, poi vi daremo il dettaglio, potranno farlo, d'accordo? Però, cioè, stiamo vedendo un po' come gestire i traguardi, tutte le varie cose, quindi di questa cosa se ne parla tra un pochino ancora. Ok, e per concludere, prima di mandare la seconda e ultima canzone della serata, vi vogliamo ricordare che potete contattarci per organizzare qualsiasi cosa, se avete un progetto che volete far conoscere, se avete qualche gioco da proporre, anche solo da segnalare, qualcuno che ha scritto un libro, qualcuno che fa disegni, che scrive storie, che ha un'idea, anche qualcuno che ha l'idea ma non sa come concretizzarla, perché magari... Radio Serpe trova anche un punto di incontro tra chi ha l'idea e chi può realizzarla. Magari qualcuno ha un'idea, chi può realizzarla ascolta, si mettono in contatto e l'idea prende vita, no? È anche questo lo scopo della radio. Inoltre, sì, ci si prova.
Esatto. Volevo dire un'altra cosa, mi sono dimenticata. Brava. Ah sì, cominceranno anche i quiz, quindi se siete interessati a... Oddio, aiutami, Rie, capito quello che voglio dire, no? Credo di ci provo, e tu Vai, metti i versi e io metto le vai, parole. io ho l'idea, tu concretizzala. Allora, in sostanza, se voi magari avete fatto un gioco, un manuale, un qualcosa, no? E volete magari farlo conoscere perché pensate che meriti, voi contattateci perché magari riusciamo a organizzare qualcosa. Sappiamo tutti quanti che a noi piace organizzare giochi, concorsi, sfide, insomma, coinvolgere i nostri ascoltatori in qualunque modo. Quindi niente, se avete qualcosa per le mani, se volete offrirci il vostro materiale per farlo vedere un po' in giro, magari si riesce a organizzare qualcosa, ok? Ok, detto ciò, io manderei la seconda canzone perché abbiamo 4 minuti e voglio che prendiate questa canzone molto soft, non come una canzone d'amore, ma come una canzone di... cioè io penso che l'inizio di un anno sia sempre l'inizio di un nuovo viaggio. Io vado molto a viaggi, ad avventure, no? Mi piace pensarla così la vita. E quindi questo è un nuovo viaggio che è iniziato da almeno 11 giorni. E quindi questa canzone la dedico a tutte le persone che vedono la vita come me, come un viaggio. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, è che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare. Amerai il finale. E questo era Cesare Cremonini con Buon Viaggio. Grazie. Ordunque, prego. Speriamo sia un viaggio e non un trip. Eh sì, vabbè. Ordunque, prima di passare ai saluti, che abbiamo un minuto e mezzo scarso, volevo fare gli auguri di buon compleanno a Sofia Giorgi, a Luca Minafra, che compie 24 anni, che sarebbe il nostro caro Herzog, e a Marco Di Laghi, che ne compie 26. Per oggi, boh, solo questi sono i compleanni. Beh, oggi è il compleanno di Renzi, non glieli fai gli auguri a Beh, Renzi. cazzo! Guarda, io glieli andrei a fare di persona, però a modo mio, con 3-4 petardi nel deretano. Sono stata anche fine. Chiudiamola così. Esatto. Va bene, no, dai, passiamo ai Chiudiamola così saluti. in bellezza, d'accordo che. Chi vuoi salutare, Rie? Allora, no, io saluterei Raffaele, che lo conosci anche tu, no? Ma chi Che cacchio non ci no? sta ascoltando sicuramente, però io lo saluto lo stesso, così che un giorno potrò dirgli: ma sai che io una volta t'ho salutato in diretta e tu non lo hai mai saputo, in modo da farlo sentire a Mi disagio, pare ok? giusto, lo saluto anch'io, così il Ok, disagio sarà perfetto. due. Io invece saluto i miei trigliceridi, il mio colesterolo, i miei chili di troppo. No, io in realtà stasera saluto tutte le cose brutte del 2015, tutte le cattive compagnie,
cioè che si sono rivelate le cattive persone, le persone che hanno sputato nel piatto dove hanno mangiato, tutte le tristezze, le malinconie, e do il benvenuto alle cose nuove e belle. Ma se ce l'hai avuto un anno di merda però... Non ho detto che è stato tutto così, ci sono stati pure le cose belle, però se devo salutare saluto quelle brutte, no? Quelle belle, no? Sembrava un elenco che dovesse durare ancora di Guarda, più. Guarda, vorrei salutare anche te, ma purtroppo mi servi per la radio, quindi morderò la lingua. Okay. Non date retta che lei fa così, fa tanto la dura, poi però sotto sotto si scioglie, sì. Sì, certo, ma manco a 40 gradi. Comunque mancano 30 secondi, cosa vuoi dirci? E niente, che vogliamo dirci? Ci sentiamo alla prossima puntata a Fammoc. E ci si sente, passate una buona serata e fateci sapere come avete passato le feste. Ok, buona serata, spero di esservi stata di compagnia insieme a Rie. Ci sentiamo la prossima volta e niente, alla prossima. E basta, ciao!